c'è un posto che non ha eguali sulla Terra. Si dice che per sopravvivere qui bisogna essere matti come un cappellaio. E per fortuna, io lo sono. Luca Laureti, ma venissero qua sotto a fare un bello spot, cazzo, ci faccio metà prezzo. Facci una cosa, vai, chiami la lavazza, adesso glielo dico, cazzo. Un po' di promozione agli infra, ragazzi, qui sta andando di merda, altro che la crisi sulla terra. Povero. Lavazza? Chi cerca? Cercavo qualcuno con cui lamentarmi per i vostri spot televisivi. Ho sentito dire che c'è un matto in giro con le tasche piene di parole, sogni che nessuno ha realizzato e non sa coltivare se non dentro la sua testa vuota e dentro le speranze. Lo bambino di San Giuseppe, un'opera a cui sta partecipando mio fratello Filippo lo Sordo. Si è messo in testa che vorrei fare il gattone. Eccezionale, non sto qui a dire tanto, ma eccezionale, e che muove e spinge il mondo, punto. Il fascino della natura, poesia è laddove gli occhi permettono che questa venga e nasca profondamente, il tocco divino che è in ognuno di noi. Senti pronta a cambiare vita, a cambiare casa, a fare la spesa e fare i conti a fine mese, a la casa al mare, a avere un figlio e un cane, ed affrontare suocera, cognato, nipoti, parenti, tombole a Natale, mal di testa ricorrenti e tutto questo. Non lo sapevate?